Salve a tutti ragazzi e bentornati su Qui Tu su Server 2, come promesso con Dead in Bermuda, anzi. È un gioco molto intrigante e devo dire la verità, a me comincia a piacere. Vi chiedo i mi piace, se piace anche a voi, perché vorrei capire se andare avanti. È un survival molto in stile 60 Seconds, mi piace dire che l'ho scoperto io, quindi tutti quelli che lo faranno dopo di me dovranno dire: Redez mi ha consigliato questo gioco. Abbiamo i nostri sopravvissuti, se non vi siete visti il primo gameplay andatevelo a dare uno sguardino. Abbiamo i nostri sopravvissuti, questa è ancora una demo, ancora acquisto il gioco, e li facciamo riposare, parlare e evidentemente pure dopo copulare, non lo so ancora. Finiamo questa giornata, questa mezza giornata. Il giorno si divide in due parti di giorno e una di notte. Depressione gli comincia a salire a sto tipo. Abbiamo trovato qualcos'altro, vediamo. Fruit basket. Brava, brava ragazza, brava. Però loro non si trovano niente, per niente. La fatica gli è scesa, ma non di tanto. No, non possono dormire insieme, insomma. Quindi bisogna stare attenti anche a chi dorme con chi. La fatica, vediamo se vanno meglio queste due insieme. Sì, dai, si sono chiarite, perché l'ultima volta avevano litigato. Sembra di essere amici di famiglia, di Maria di Filippo, non di fare di famiglia. Oh oh, attenzione, c'è Winters e Jacob che si stanno battibeccando. Perché lui è un maschilista del cazzo e lei è un medico, quindi diceva: eh no, vabbè, ma non è che cioè, tu puoi fare la dottoressa e bla bla. Insomma, vediamo, sicuramente andrà male per Alejandro. E infatti la Winters è meno 10 rispetto all'opinione di Alejandro. Si creano pure queste discrepanze, stiamo belli che a posto. Possiamo però dare da mangiare un po' di gente. Mangia bello, mangia zio, mangia. Mangia, mangia anche tu, mangia, mangia. Il fuoco si è abbassato ancora di più, dobbiamo dargli qualcosa in cambio, in pasto più che altro. E c'è un sacco di gente molto molto stanca. Togliamo sto tizio qua che ci ha fatto solo danni. Vediamo come sta messo, è molto affaticato, però non ha fame. Potremmo metterlo a pescare, ma non ho idea di come fare. Io direi di mettere gli uomini a dormire. No, tu no, tu ci servi. Jacob, mettiti a craftare qualcosa e tu scava. Lei è affaticata, ma non ce li posso mettere di là. Quindi fatica, lei 49, Giulia un po' di meno. Però è un po' depressa. Io la metterei qui a parlare, perché è depressa, con Winter. E via, vediamo un attimo. Ci sono due zone da esplorare. Vai, Yuri. Bravo, perché è ancora... questo è sempre depresso. Crafting fa schifo il nostro vecchio Jacob. Caring. Oh, medicine skill progress faster per 2. E si sono trovate bene, brave donne. Speriamo che questi hanno dormito. Sì, abbastanza. Oh, si sono trovati bene a dormire da soli. Probabilmente non hanno russato. Oh, la nostra Giulia è salita a livello 2 da sola. So che succede a livello 2, proviamo a scoprirlo. Skills. Ah, possiamo aumentare le skills. Ah. Allora, sapete che cosa? Gli portiamo avanti le cose che ha più in alto, in modo da poterla potenziare. Ok. Gli altri sono ancora a livello 1. Vediamo di andare qui. Deve andarci Alejandro. Vai Alejandro. Perché gli altri sono un po' più... oh merda. Monster attack. È la prima volta che mi attacco un mostro. Ah, bisogna stare attenti. Ci sono i mostri sull'isola. Allora, mandiamoci Giulia. Che Giulia ha molto stealth. Infatti nessuno viene attaccato. È un po'... ha preso giusto 3 wood però, poca roba. Proviamo a vedere nelle altre parti dell'isola cosa succede. Oh. Search. Giulia, vai. 66 di ste... ah cazzo, mi attaccheranno. Che è un coniglio malato, wey. Minchia, gli ha fatto malissimo. Ah, vedete, abbiamo trovato una tana dei ragni e abbiamo rubato delle cose molto molto utili. Ci sono anche dei funghi. C'è una X. Caviamo.
Vai, Yuri. No, Yuri, però. Yuri, a stealth stai messo malissimo, infatti. Vai, Giulia. Giulia è la mia. Ah. Abbiamo trovato un piccolo wooden box. Chissà che ci sarà dentro. È molto affaticata, sta vicino alla morte. Mettiamo a craftare questi due e vediamo cosa succede. Aspetta però, la depressione di Yuri mi spaventa un po', eh. Allora ci mettiamo a parlare Jacob. Scusate se mi faccio i discorsi, ma serve assolutamente fare questa cosa. Lei è cresciuta in crafting, molto bene. La ricerca aumenta, aumentano pure le sue skills. Beh, bravo. Più uno in discussion. La depressione gli è scesa. Bravo Jacob. Porca miseria, però le relazioni non vanno affatto bene. Più 8, loro si sono trovati invece bene a dormire. La nostra Giulia probabilmente la dovrei far dormire di più. È salito il nostro Jacob. No, il nostro Alejandro. Però poi posso fare qualcosa per le sue skills. Allora, la depressione di Yuri è aumentata perché ha parlato della moglie morta. E anche quella di Alessandro. Ma perché cazzo parlano questi se si deprimono? Dobbiamo dare da mangiare a sta gente, che se no qua si fa notte. Minchia, il fuoco comunque si continua a spegnere. Ci abbiamo un sacco di depressi. Sta cominciando ad andare malino, eh. Ah, la depressione di Yuri non va affatto bene. La facciamo parlare con la figlia. A Yuri si ripiglia sicuramente parlando con la figlia. Oh oh, attenzione. Un cigno e un gufo. Che cosa potrebbe succedere? Cerchiamo. Vai, no, Giulia. Giulia, tu sei stanca, ma mi servi però, eh. Ok. Più uno stealth. Brava, Giulia. Più uno fighting. Livello 3. Giulia sale di livello proprio. Giulia, vediamo un attimo come sei messa con le skill. Ti aumento l'agilità. E ti aumento anche lo stealth. Invece Alejandro, che fa cagare a tutto, gli aumentiamo la forza e anche lo stealth, che fa cagarissimo in stealth. Così posso mandare lui. Andiamo a vedere se c'è qualcosa da esplorare. Proviamo a mandarci Alice con il nababbo, che gli sta salendo la discussione, sta a 75. Magari, sì, ha parlato. Il tizio pare che ci parli in modo telepatico, ecco. Diciamo che all'interno di tre conchiglie che ci siamo immaginati nella testa appaiono queste tre parole: prophecy, find, love. Però minchia, ha aumentato tantissimo. La depressione di Alice è scesa a zero. Quindi mi fa ben sperare che chi parla col tizio si deprime meno. E la sua conoscenza è salita. E anche l'intelligenza. Oh, finalmente abbiamo gli attrezzi per craftare. E possiamo assegnare due caratteri, due nostri action actor. Mi viene la traduzione, vabbè, sto impazzendo. Per prendere la corda, i massi medicinali e soprattutto il legno. Buono. La nostra Iliana deve tornare a studiare. Il nostro Jacob, ah, qui c'è un'altra che è salita di livello. 11 di skills. Andiamo a scoprire una nuova zona. Oh, chi è questo? Vai Giulia, tu sei la mia ladra preferita, vai. Non abbiamo trovato nulla, ma possiamo parlarci. E io ci manderei Alice, che come a discussione sta messa bene. Are you love, you ask? Sei amore? E questa strana donna blu ci chiede l'amore. Cioè ci chiede, ci sono due amanti nella giungla vicino a qui e gliela dobbiamo portare, ma non ho idea di quello che stia cercando. Brava, brava, abbiamo raccolto un po' di robe. La ricerca va molto bene, si affaticano ma si trovano bene. Chi non si trova bene con Iliana? La fatica si è abbassata parecchio e si trovano bene a dormire insieme. Yeah, 10 wood, ottimo. Però è molto affaticato e non si sono trovati molto bene, in effetti. Alejandro è una merda, non si trova bene con nessuno. Adesso si attaccano, eh. Che cazzo succede? Perché game over? Ah, end of the demo! No! Bastardi, mi hanno fatto concludere la demo. 5 giorni durerà la demo. Il gioco è bello, che dite, lo prendiamo? Dai, fatemi sapere, pollice in su, 5.000 lo prendiamo.